La fabbrica Birra Busalla parte nel 1906. Sì, anche se nel 1878 abbiamo già testimonianza dell'acquisto di questi terreni da parte di due imprenditori svizzeri, non italiani, Rau e Pommer, con l'idea poi appunto di qualificarlo proprio come una zona di produzione della birra. E la data del 1906-1905 in realtà è quella invece proprio dell'apertura del birrificio. E non più imprenditori stranieri, ma tre imprenditori italiani locali, il commentator Sisto Poggi, il commentator Giacomo Ricchini e un terzo imprenditore di cui non ricordo. Vabbè. Pulise ma bondo pendia tangomi o me bondoka. Pulise ma bondo pendia tangomi o me bondoka. Ma io ando a due cogliogo già era selo. Siamo a Savignone. Ecco, in località Birra. In località Birra ci troviamo. E siamo al alla fabbrica Birra Busalla. Ho il piacere di parlare con Lorenzo, che sono il titolare della fabbrica Birra Busalla, e nonché direi factotum un pochino di questo proseguio di idea che nasce nel 1999, anzi nel 1906. Perché abbiamo una storia lunga un secolo. Se la mamma già era selutica, già beh. Siamo entrati nella produzione e abbiamo qui Gabriel Garcia, che sei argentino e sei ufficialmente della fabbrica Birra Busalla il mastro birraio. Oh, che bello! Perché si diventa mastro di un birraio? Si diventa mastro birraio per lavorare in questo mondo bellissimo della birra, no? Che è veramente, pochi abbiamo la fortuna di poter fare tutti i giorni cose diverse, prodotti diversi, assaggiare, e poi tutto il percorso, no? Da quando fai il mosto a quando la birra è finita in bottiglia, che ci vuole un mese e tanta pazienza e senti il prodotto. La birra Busalla è una produzione molto ma molto più ampia di quella che è la nostra produzione, perché noi oggi, a differenza di allora, lavoriamo come microbirrificio. Cosa vuol dire microbirrificio? Microbirrificio è produce una birra, ma la differenza è da una birra industriale è che non viene né pastorizzata né microfiltrata, perciò è un prodotto che rimane vivo al 100%. Raccontami, Lorenzo, perché vi siete lanciati in questa impresa da extraterrestri, direi. Ma guarda, come ti dicevo, furono coraggiosi gli imprenditori che all'inizio del secolo scorso iniziarono questa avventura, direi che siamo stati coraggiosi noi nel 1999, quando decidemmo di riaprire sulle cenere del vecchio birrificio. Dico coraggiosi perché nel 1999 attività come queste in Liguria non esistevano, perciò eravamo i primi in assoluto a fare, pionieri in assoluto, e in Italia erano pochi, cioè si potevano contare sulle dita di una mano, perciò era un'attività completamente nuova dove la gente era molto sì curiosa ma anche molto scettica, nel senso che comunque sul prodotto, soprattutto birra, siamo in generale un po' esterofili, cioè diciamo comunque alla fine quello che viene prodotto all'estero è sempre meglio, cosa che poi col tempo si è visto che non è vero, perché si può comunque, visto che siamo italiani, bisogna essere orgogliosi di essere, abbiamo nel nostro la creatività, che è una cosa che tanti magari all'estero non hanno, e la caparbietà di crescere, di crederci e di continuare ad andare avanti nonostante magari tante difficoltà e tante problematiche. Perciò nel 99 cosa succede? Nel 99 qual è la scintilla? Ma guarda, la scintilla è legata proprio al discorso del posto. Inizialmente chiamata, il nome richiamava proprio la figura di questo signor Poggi, e a partire dal 1906 invece la fabbrica si qualifica come fabbrica Birra Busalla, in origine Poggi & Co, e poi questo nome viene, abbiamo una cesura del nome, rimane fabbrica Birra Busalla.
subito la produzione diciamo, raggiunge un buon livello e permette alla fabbrica di avere una diffusione non più solo locale, ma anche, non dico nazionale, ma anche sovralocale, grazie anche al miglioramento delle, diciamo, degli spostamenti da questa zona al porto e anche all'entroterra poi padano, che negli anni precedenti invece era ovviamente reso difficoltoso dal territorio, dalla orografia e geografia del territorio e dalla mancanza di mezzi di spostamento agevoli. La zona qua fin dall'epoca romana era caratterizzata da una strada che era una sorta di mulattiera, la via Postumia. È una via romana che partiva dal porto di Genova e arrivava praticamente fino al Basso Piemonte, fino a Serravalle, dove si concludeva poi la Valle Scrivia. E in realtà solamente tra l'800 e il 900 nasce poi ovviamente la strada di collegamento principale. Esisteva già la strada dei Giovi, ma ovviamente con la strada, la carrozzabile dei Giovi chiamata, e diciamo, gli spostamenti si intensificano e migliorano, soprattutto per quanto riguarda magari giusto dei camion o delle prime forme di automobili, poi a partire dalla metà del 900. E poi ovviamente la nascita anche della ferrovia, importante per il trasporto. Cioè, la nascita della ferrovia incrementa sicuramente la distribuzione della birra abusata, ma anche facilita ad esempio l'arrivo delle materie prime e per pochi anni, però purtroppo, perché in realtà poi con il periodo prima guerra mondiale e la produzione comincia a calare proprio per la difficoltà dell'approvvigionamento delle materie e anche poi per la difficoltà ovviamente di distribuire un prodotto in un mercato che era già compromesso dai problemi che derivavano dalla crisi, dalla crisi della guerra. Sei la mamma! Tutto la mamma? Tutto la... Gabriel, in parole semplici, raccontami come si fa la birra. Per fare la birra si parte dal malto, che in semplici parole non è altro che i chicchi germinati e essiccati, sia dell'orso, del frumento o di altri tipi. Si macina, si miscela insieme all'acqua, a diverse temperature si estraono i zuccheri, le cose importanti che ci servono. Poi si filtra per separare i chicchi da quello che sarà il mosto. Questo mosto si fa bollire, qua si aggiunge il luppolo, che è quello che darà aroma e amaro in particolare. Poi si raffredda, si mette il lievito, si inocula, parte la fermentazione, dopo la fermentazione una maturazione. E quanto dura la fermentazione? Dipende il tipo di birra, perché se lavori a temperatura più alta, una di alta fermentazione, la fermentazione è più veloce. Se lavori a bassa, come il 90% di quello che facciamo noi, è più lenta. Un mese ci mettiamo. Wow! Fermentazione indicativa una settimana e poi 3 settimane di lagerizzazione, di maturazione. E rispetto a una birra invece industriale, quanto ci mette? Possono farla in 10 giorni. Cavoli, ma... Non vuol dire che la fanno tutti in 10 giorni, però ci sono quelli, è una cosa possibile. E dopo la fermentazione? Dopo la fermentazione c'è questa maturazione, poi non facciamo filtrazione, non facciamo pasteurizzazione, allora il prodotto ancora vivo si mette nelle bottiglie o ai fusti. Con tutto la barciando. Queste nuove attività che stavano iniziando a sorgere in Italia, nessuna aveva un retaggio storico aveva, come questo. Certo, perciò poteva il discorso di comunque recuperare sia a livello strutturale edilizio, sia proprio recuperare diciamo non gli impianti, perché tu calcola che era una cosa impensabile, ma comunque recuperare la sua storia, cioè rifar nascere, diciamo, l'energia del posto, e allora poteva essere, e da lì abbiamo iniziato a informarci. Certo, vi siete informati della struttura, perché questa è proprio dove c'era la vecchia fabbrica di Rabusalla. Certo. E voi avete elevato il nome? Calcola che la società La Birra Busalla ha chiuso la campagna birraia in concomitanza della crisi mondiale del 1929. Questo per tante problematiche, tra cui il reperimento anche di materie prime, piuttosto che l'export di quello che era la produzione locale.
Ma abbiamo recuperato soprattutto il marchio, che è la cosa che, a cui più teniamo, perché è il marchio storico di questa donnina in stile Liberty, sì, e molto déco. Molto déco, dove noi la riproponiamo poi su tutte le nostre birre, anche qualità differenti, ma rimane sempre ben visibile quello che è il marchio storico. Kubuya! Mana yuma lotkilun! Diceva Lorenzo che fate le birre aromatizzate, se non sbaglio, alla rosa, alla farina di castagna, al miele. Sì. Come avviene l'intervento su, come ci hai spiegato prima, si fa la birra, l'aromatizzazione? Beh, ogni tipo di birra è diverso, perché aromatizzare non vuol dire sempre l'intervento, ci sarà nello stesso step del processo. Okay. Diciamo. Per esempio, birra alle castagne, lavoriamo a caldo. Birra al miele, si lavora a caldo. Invece la birra alle rose, si lavora quando il mosto è già pronto, raffreddato. Perciò nella farina di castagne e nel miele finisce direttamente nel mosto? Sì, l'aromatizzazione? Quando si fa il mosto si aggiunge sia il miele, nel caso di birra al miele, o la farina di castagne, nel caso di birra perciò di castagne. Perciò viene cotta? Sì. Ok. Invece birra alle rosse no, perché vogliamo tenere gli aromi, no? E quando uno fa volire un profumo, per esempio, si perde, evapora ovviamente. E allora, dove viene inserita, scusami, nei fermentatori. Ah, nel fermentatore. Nel caso delle birre alle rose. Teniamo nella maturazione, aggiungiamo dei petali freschi e gli danno questa sfumatura, cercando sempre che non sia una cosa stucchevole, perché alla fine è sempre birra, dovrebbe essere sempre birra. Perciò è come mettere la ciliegina sulla torta, non... sì, giusto? Sì. È sempre una torta, non è... Ok, non è la torta alle rose, ma è la torta alla birra con la ciliegina e la rosa. E torna una curiosità, tu non l'avevi mai fatta una roba del genere? No. Cioè, è un'innovazione vostra? Io arrivavo dalla Germania. Però sei argentino, perciò hai lo spirito anche tu italiano. Sì, no, vero, ho trovato questa realtà molto creativa in Italia, dove si fanno delle cose valide, hanno il suo perché. Io mi mangiare, ho la pomme cali, vogliamo... Adesso che... almeno faccio un po' di invidia. Sto assaggiando una pale American Pale Ale. Songa. Cioè, hai fiducia in questa Italia nel 2012? Io ho fiducia perché devo avere fiducia, voglio avere fiducia, perché se non avessi fiducia non avrei neanche la forza comunque di continuare e di sorpassare magari quelle che sono le problematiche veramente grosse, oggettive, in cui si trova l'Italia oggi. Assolutamente, devi avere fiducia, se perdi la fiducia perdi anche l'entusiasmo, perdi tutto. Quali sono i migliori produttori? Sincero, lo so che sei in Italia, in un birrificio italiano non dovresti dirlo, però secondo te i migliori birrificatori? No, non esistono. Guardalo che non esistono. Gli spinge l'acqua al suo mulino. No, tu quale birra preferisci? A me piacciono le birre lupolate. Lupolate. Mi piace sentire il lupolo, sia l'amaro che l'aroma. Che lo riscopri in che birre? In che tipo di birre? American Pale Ale.